Inaugurato questa mattina a Pescara il servizio aiuti alimentari, la cui sede operativa si trova in via Forca di Penne, che ha l'obiettivo di strutturare in modo continuativo gli interventi di solidarietà alimentare già messi in atto nel corso dell'anno per fronteggiare la crisi economica e sociale acuita dall'epidemia Covid-19. I servizi sociali comunali hanno recepito l'aumento esponenziale di persone a rischio di vulnerabilità socio-economica e si sono attivati così prontamente, integrando con ulteriori servizi il surplus di richieste della cittadinanza. Gli aiuti alimentari non saranno quindi una tantum come è accaduto con i buoni spesa alimentari, bensì saranno continuativi, ovvero mensili. Il Comune si è registrato al programma del Fondo Europeo Aiuti agli Indigenti e ha ottenuto così gratuitamente derrate alimentari per 400 famiglie. Il servizio è operativo grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare e con la Fondazione Caritas dell'Arcidiocesi Pescara Penne. 400 cittadini riceveranno ogni mese un pacco alimentare per un progetto europeo che noi abbiamo vinto e portato avanti insieme alla Caritas e al Banco Alimentare, e sicuramente daremo una risposta immediata a chi ha un disagio sociale importante. Però adesso è giunto il momento di lanciare un'altra sfida, di coinvolgere in questi progetti coloro che ricevono dalla comunità un aiuto, perché credo che sia anche una questione di dignità. Io penso che molti vogliano partecipare, anche e soprattutto quelli che ottengono qualcosa dal Comune e da queste strutture. Qui noi operiamo con volontari che si mettono a disposizione del Comune e credo che anche quelli che ricevono un pacco alimentare vogliano collaborare affinché questa struttura possa rivolgersi a tante altre persone. L'obiettivo, come dicevi, è quello di fare un passo avanti, quindi di dare la possibilità, magari tra un anno, magari grazie al contributo di qualche privato che ci può anche aiutare per tutte quelle questioni necessarie ad adeguare i locali e a strutturarli per come si conviene, un emporio della solidarietà. Questa è un po' la sfida che abbiamo lanciato oggi. Stare già oggi vicini alle persone, essere prossimi in un modo, ma far sì che questo modo diventi migliore tra un anno.